Buongiorno, ben trovati, buon sabato, primo appuntamento con il nostro telegiornale, il TG6 che si apre parlando di politica perché Noi con l'Italia, il movimento politico guidato da Maurizio Lupi, questa mattina a Francavilla al Mare ha illustrato le principali proposte contenute nel programma e presentato alcuni dei candidati che si candideranno appunto alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Per quanto riguarda la nostra regione, il coordinatore, il regista del movimento politico di Maurizio Lupi sarà Paolo Tancredi. Vediamo il servizio. Noi con l'Italia sarà presente nelle liste della coalizione del centro-est e sarà presente con una proposta molto chiara e molto netta: riportare nel centro-destra la serietà, la competenza, la credibilità, la concretezza, l'idea che dobbiamo presentarci agli elettori come coalizione di governo che governerà l'Italia del 2027, e credo che alla coalizione di centro-destra serva questo tipo di proposta politica. Siamo in campo, lo siamo perché vogliamo bene a questo paese, dal nord come al sud, e questa è la sfida che portiamo. La vostra è una proposta di un centrodestra moderato, siete la parte più moderata del centrodestra? Essere moderati vuol dire avere non solo le idee chiare, ma sapere che la politica è mettersi al servizio della propria comunità, mettersi al servizio dei cittadini. Essere moderati vuol dire capire che il protagonista di una società dell'Italia sono i cittadini e che lo Stato si mette al servizio dei cittadini, e quindi vuol dire capire per esempio e dare risposte molto concrete che a dei giovani che hanno il diritto di costruire il futuro, ma non li si possono aiutare con l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza, ma capire che l'equità sociale avviene attraverso il benessere lo danno le imprese, per cui se un'impresa vuole dare 200 euro di aumento in un momento come questo a un suo dipendente ne deve pagare 540, quindi le risorse mettiamole per azzerare le tasse del cuneo fiscale e dare tutte queste risorse agli operai. Restiamo ancora alla politica, ma ci spostiamo a Pescara perché la legge di riforma della giustizia tributaria presentata dal senatore Luciano D'Alfonso è stata approvata in Senato. Ne ha parlato questa mattina in conferenza stampa proprio l'ex presidente della regione. Ascoltiamo. Abbiamo fatto in modo che un obiettivo fondamentale del PNRR fare nascere anche in Italia un giudice tributario a tempo pieno, non più in prestito, specializzato, selezionato attraverso concorso, per fare in modo che le sentenze della giustizia tributaria potessero essere segnate da motivazioni, da prevedibilità e da nomofilachia, in maniera tale che anche il sistema mondo che guarda l'Italia per fare investimenti potesse contare in Italia su una giustizia tributaria all'altezza. Questa riforma prevede una serie di innovazioni, quello che ho già detto, una speciale indennità per quanto riguarda i magistrati ordinari che passano al servizio di questa fondamentale giurisdizione, il tirocinio di 6 mesi viene confermato, si rende anche il magistrato autonomo e indipendente attraverso l'irrobustimento dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria. Finalmente anche nel rito processuale tributario compare la prova testimoniale ed è una grande garanzia per l'accertamento della verità e per il superamento del verosimile. E poi c'è anche una misura per superare le liti pendenti: 50.000 cause assediano la cittadella giudiziaria della Cassazione. Per quelle cause che hanno riportato una vittoria o al primo o al secondo grado del contribuente si paga il 20% per superare il contenzioso e portare a estinzione il contenzioso. Per quelle cause invece che hanno riportato 2 vittorie, primo e secondo grado, si paga solo il 5%. Ci sono anche straordinarie misure riferite alla possibilità di rendere certa l'autonomia e l'indipendenza del magistrato tributario, l'attività formativa, l'attività ispettiva dell'organo di autogoverno della giustizia tributaria. Noi abbiamo realizzato una grande operazione di modernizzazione come da 30 anni veniva richiesto, e l'abbiamo fatto con 6 mesi, con un consenso totale del Parlamento.
Andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo ora di cronaca. Due incidenti stradali sono avvenuti tra la tarda serata di ieri e la nottata nelle province di Chieti e Pescara. Il primo incidente è accaduto a San Giovanni Teatino, dove due persone sono rimaste ferite dopo essere state investite da una moto. Una 65enne di Pescara è finita in ospedale con trauma cranico commotivo e prognosi di 30 giorni. L'altra persona ferita in modo meno grave è stata portata all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. Il secondo incidente stradale è accaduto intorno alle 4 di questa mattina sul raccordo autostradale Chieti-Pescara all'altezza delle Torri Camuzzi in direzione del capoluogo adriatico, dove un motociclista ha perso il controllo delle due ruote, è finito contro il guardrail e poi è stato sbalzato nella parte sottostante della carreggiata. Il motociclista, un 37enne nato in Piemonte ma residente a Pescara, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale civile e dopo le prime cure trasportato a sua volta e trasferito nel reparto di rianimazione. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti della polizia stradale. Torniamo alla politica. Il sindaco di Chieti e l'assessore al bilancio Tiziana Della Penna rassicurano sulla tempestività con la quale si sta procedendo per l'approvazione del rendiconto in Consiglio Comunale. Passaggio questo indispensabile per procedere entro agosto all'approvazione del bilancio consuntivo. Selenia Secondi. L'amministrazione comunale di Chieti avrà 20 giorni per presentare il bilancio consuntivo in consiglio comunale. Decorso tale termine, il prefetto sarebbe costretto a nominare un commissario, sciogliendo di fatto il consiglio. Dopo la nuova diffida, comunque dovuta, da parte del prefetto di Chieti al consiglio comunale, entro agosto si dovrà approvare il rendiconto, atto indispensabile per il passaggio del bilancio consuntivo in consiglio comunale. Saremo rigorosi sul rendiconto, procedendo all'approvazione in tempi rapidi e rispondenti alle scadenze previste dalla procedura commissariale, rassicurano il sindaco Ferrara e l'assessore al bilancio Tiziana Della Penna. Per questo non viviamo negativamente la missiva della prefettura, perché siamo certi che da parte del prefetto ci sia la massima disponibilità a sostenerci nel cammino di risanamento dell'ente che abbiamo intrapreso. Se è stato possibile arrivare a questo punto in tempi brevi, spiegano gli amministratori, è perché il lavoro di chiusura dei conti era in gran parte definito e di qualità, come ha certificato il commissario Filippo Porosa, incaricato dal prefetto. Il sindaco e l'assessore Della Penna continuano affermando che non si tratta di una convinzione autoreferenziale, poiché i segnali sono incoraggianti circa il fatto che il percorso scelto sia quello giusto. Lo dimostra il risultato di essere riusciti a riportare la cassa comunale a un saldo positivo che al 31 dicembre 2021 era di circa 1 milione di euro, cosa che non si verificava da tantissimi anni. Siamo consapevoli delle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e che hanno inciso sui tempi del rendiconto. In questi giorni, concludono l'assessore Della Penna e il sindaco, stiamo provvedendo alle notifiche necessarie all'approvazione del rendiconto in consiglio e si aspetta a breve il parere dei revisori dei conti per poter procedere all'approvazione. Consapevoli di tutto questo, non possiamo ricevere giudizi e lezioni, concludono assessore e sindaco, da una minoranza che ha governato prima di noi e che non è stata capace di votare il proprio rendiconto. Proseguiamo, torniamo alla cronaca. Nell'ambito dei servizi di prevenzione e repressione delle attività illecite che ruotano attorno alla Movida sulla costa della provincia di Chieti, il questore De Cicco ha disposto servizi straordinari di controllo dei pubblici esercizi anche con la fattiva collaborazione dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. E proprio i carabinieri della compagnia di Ortona, controllando un locale di Fossa Cesia, hanno sequestrato numerose dosi di eroina, cocaina, marijuana e hashish detenute da clienti che alla vista dei militari se ne erano disfatti buttandoli a terra. Tra questi venivano identificati numerosi giovani per reati connessi alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ritenuto che il locale sia diventato luogo di spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e ritrovo abituale di persone pericolose, è stata disposta la sospensione immediata per 15 giorni della licenza. Ci spostiamo nella Marsica. Nuovi problemi legati alla sicurezza sono stati riscontrati ad Avezzano. Nel centro marsicano cittadini e commercianti continuano infatti a denunciare liti e spaccate nei negozi. Sulla questione è tornato anche il consigliere comunale Tiziano Genovesi, che dice: dare alternativa a giovani, solo repressione non serve. Vediamo.
Famiglie, imprenditori ed in particolare i commercianti del centro di Avezzano hanno sollevato nuovamente il problema sicurezza in città. Risse, spaccate, disordini notturni e non solo hanno spinto una parte dei titolari delle attività cittadine a chiedere aiuto all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine. Ma il problema, secondo il consigliere di opposizione Tiziano Genovesi, eletto in quota Lega, dovrebbe essere affrontato dalla radice e non solo con la mera repressione. Il problema sicurezza oggi è un problema che sta sempre più preoccupando commercianti e anche le famiglie, è un problema che va avanti ormai da troppo tempo, si sta cercando di porre rimedio in maniera forse non troppo incisiva da parte dell'amministrazione comunale. Chiaramente il problema va affrontato in maniera più ampia, va fatta un'analisi del perché questi ragazzi continuano a fare queste attività, perché questi ragazzi continuano a essere, per così dire, allo sbando. Chiaramente si deve partire dalle famiglie, ma si deve partire da una nuova politica sociale del comune di Avezzano. Un primo passo dunque potrebbe essere una maggiore presenza negli istituti scolastici cittadini per un confronto diretto con gli adolescenti e con le problematiche che i giovani d'oggi si trovano a dover affrontare. Spiegare ai ragazzi che il vivere dell'oggi è un vivere diverso da quello dei social network, è un vivere diverso da quello dei TikTok, è un vivere che deve ritrovare una socialità in città, è un vivere che deve vedere i ragazzi impegnati all'interno delle associazioni sportive. Quindi secondo me quello che c'è da fare oggi è un cambio di rotta importante. Chiaramente ci sono degli importanti fondi a livello nazionale e internazionale da dover cogliere, questo è forse l'obiettivo principale, quello di andare ad intercettare dei fondi da poter reinvestire in città, per poter sponsorizzare, per poter dare degli spazi di convivialità ai ragazzi, per poter fare aggregazione. Su questo mi sento di dire che il comune di Avezzano è fallimentare, su questo mi sento di dire che c'è da lavorare. Come già detto altre volte, quando il problema è per Avezzano e per gli avezzanesi, l'opposizione c'è, quindi qualora loro abbiano voglia e vogliano condividere con l'opposizione un percorso di cambio di rotta, mi sento di parlare anche a nome dei colleghi, questa minoranza c'è e darà volentieri una mano. Andiamo avanti, c'era solo d'Abruzzo, protagonista sul lungomare di Montesilvano per l'ultima tappa dell'evento C'era Suolo a Mare. Dal 10 al 12 agosto 40 cantine sono pronte a far degustare e conoscere la DOC della nostra regione. Vediamo. C'era Suolo a Mare nasce con l'obiettivo di far diventare il C'era Suolo il nostro spritz. Così come lo spritz per i veneti, il C'era Suolo d'Abruzzo deve diventare l'aperitivo principe per la nostra regione. E anche questo è l'obiettivo di C'era Suolo a Mare, appuntamento del litorale abruzzese ormai da 9 anni. Dal 10 al 12 agosto sul lungomare di Montesilvano ci sarà l'ultimo appuntamento per questa stagione. 40 cantine dislocate sui novili di aderenti, i quali prepareranno piatti sia a base di pesce che carne. L'evento è stato realizzato con il contributo di Confesercenti Pescara e dell'Associazione Italiana Sommelier. Dunque, in ogni punto, sommelier e professionisti terranno una breve spiegazione delle etichette in degustazione. L'obiettivo comunque è sempre quello di far ripartire l'economia dopo la pandemia. Sì, perché poi C'era Suolo a Mare nasce pure con l'obiettivo di fare in modo che la gente frequenti gli stabilimenti balneari, quindi ha un duplice aspetto. In questo modo stiamo portando migliaia di persone in tutte le città che hanno aderito a frequentare lidi, a conoscere dei lidi nuovi, a conoscere tratti di spiaggia nuova, insomma un ottimo mix. Si degusta il C'era Suolo, si mangia un buon prodotto abruzzese e si conosce il nostro territorio della riviera. Siamo ben lieti di presentare questa nuova edizione che siamo certi come le altre riscuoterà successo sia in termini di presenze ma anche per quello che riguarda l'ottimo vino con 40 cantine protagoniste e con intrattenimento da parte di coloro che hanno destinato il loro stabilimento quale base per questa bella manifestazione. Il servizio era di Stefano Recanati, mentre ora con Ania Cantagalli andiamo a Teramo con l'appuntamento di Donna Summer, rassegna di arte, musica, teatro e letteratura, l'insegna delle artiste femminili. Piatto forte dell'evento il 12 agosto, il concerto in Piazza Martiri della Libertà di Noemi. Vediamo. Dal 10 al 13 agosto l'appuntamento con Donne Summer si rinnova anche quest'anno. Si rinnova anche quest'anno per la sesta volta, noi non l'abbiamo fermato neanche durante il lockdown, quindi questa è una manifestazione, una parentesi a cui noi teniamo tantissimo, perché appunto mette al centro la donna in tutte le sue sfaccettature, quindi come performer, come musicista, come imprenditrice anche. E quest'anno
va appunto dal 10 al 13 con 4 serate, quindi abbiamo una prima serata di jazz con una ragazza teramana, poi ci sarà l'11 avremo una serata a Piazza Sant'Anna in collaborazione con la Fisar e con il ristorante L'Osteria Sant'Anna, allietata dalle note introduttive del concerto di Sara De Santis. Il piatto forte è l'arrivo poi di Noemi. Poi ci sarà l'arrivo di Noemi, sì, che non ha bisogno di presentazioni, quindi è l'evento di punta, e sarà a Piazza Martiri. Ovviamente i biglietti sono acquistabili tramite i canali indicati sul programma. E poi ci sarà una serata conclusiva che sarà DJ con ospite la vincitrice di Drag Race Italia, Elettra Bionic. Un appuntamento che si rinnova e che vuole ribadire, semmai ce ne fosse bisogno, insomma, l'importanza della donna e anche portare alla luce sempre purtroppo determinate problematiche di attualità. Assolutamente, un evento importantissimo che noi abbiamo sempre sostenuto dell'Associazione Big Match, perché mette insieme, ecco, il mondo della donna con una serie di eventi culturali di altissimo spessore, quindi sono dei momenti sempre di riflessione che aiutano appunto la riflessione su temi fondamentali, importanti e quanto mai attuali, e farlo all'interno di Terra Notur Indomite in un periodo, quello di agosto, poi contraddistinto da tantissimi grandi eventi, è il periodo assolutamente migliore, e anche chiaramente questa manifestazione ha in sé degli artisti veramente molto molto importanti come Noemi, quindi siamo molto molto contenti, continuiamo su un percorso anche di crescita per questa manifestazione che sono sicuro negli anni diventerà una delle più importanti che avremo in città, soprattutto nel periodo estivo. E dopo l'evento Donne Summer noi torniamo a Chieti, perché il Comitato per il Rilancio di Chieti ha creato un'iniziativa culturale che mette in rete i saperi della città in nome della cultura. Si chiama il Giardino delle Pubbliche Letture. Numerosi gli appuntamenti in queste serate d'estate nei luoghi storici della città. La poesia che dialoga con la musica. Tra le iniziative che allietano le serate teatine di questi giorni ci sono gli incontri del Giardino delle Letture. Questa settimana l'appuntamento è stato quello al Tempietto del Tricalle di Chieti, dal titolo Flatus Vocis, dialoghi tra musica e poesia. Il trio MAB, composto da Maria Chiara De Berardinis, Alice Giampietro e Beatrice Di Matteo, hanno eseguito brani di Beethoven, Mozart e Piovani, alternati alle letture di poesie a cura di Matteo Di Cintio. Abbiamo deciso di intitolare l'evento appunto Flatus Vocis, che è un'espressione del Medioevo latina che significa emissione di voce. In questa cornice, diciamo, noi tentiamo, io con la poesia e il trio MAB con la musica, di inserirci proprio per capire dove la poesia e la musica si possono incontrare, e secondo noi si incontrano appunto sull'importanza dell'emissione vocale, della voce, del suono. In fondo, per suonare un clarinetto c'è bisogno del soffio, del suono, per declamare una poesia c'è bisogno della voce umana, quindi ci incontriamo su questi aspetti e speriamo, insomma, funzioni il tutto. Il Giardino delle Pubbliche Letture, promosso dal Comitato per il Rilancio di Chieti, mette in rete la cultura e la città. In che cosa consiste questo progetto? È un progetto che vede tante associazioni e anche gruppi informali fare rete in nome della cultura per vitalizzare luoghi della città. E questa sera, per esempio, siamo in questo magnifico sito che è il Tempietto di Santa Maria del Tricalle, che sorge su una evidenza archeologica molto antica, e competenze e soprattutto arti, quindi questa sera la poesia dialogherà con la musica, e nelle altre proposte che vengono fatte il tema centrale è sempre la parola, quindi il rilancio della lettura, del libro e la comunione tra tutte le arti, perché la cultura possa unire e lanciare i messaggi positivi di solidarietà e soprattutto di accoglienza e di apertura.
Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale, ora parliamo di enogastronomia perché tra i cibi poveri del nostro Abruzzo troviamo sicuramente il brodetto di pesce, piatto tipico della marineria di tutta la regione che negli ultimi anni sta tornando prepotentemente sulle tavole dei ristoratori. Sullo stabilimento balneare La Playa per parlare di brodetti con i brodetti di Vasto, di Giulianova e di Pescara nella commissione speciale degli organizzatori anche il noto Tino Di Sipio, storico per antonomasia non solo in campo enogastronomico ma anche in campo politico, ma per parlare di brodetti. Ecco, perché piace così tanto questo piatto? Lei se l'è mai chiesto? Il piatto, questo piatto piace perché ricorda a chi è nato e vissuto al mare i momenti in cui la sera rientravano le barche e tiravano fuori le scafette. Il giorno dopo già il brodetto non c'era più. Poi c'è questo affetto che è fortissimo perché non lo si trova più nei menù dei ristoranti, tranne prenotarlo, ma prenotarlo vuol dire poi avere la fortuna per quel giorno che il ristoratore abbia potuto trovare tutti i pesci che vanno nel brodetto. La differenza fra i tre è nota, è data dai vegetali che vengono messi nel brodetto e forse il più famoso è il vastese, anche perché è riuscito a brevettarlo, fra virgolette. Quello pescarese che oggi non abbiamo provato, fatto soltanto col fullone, cioè con il peperone rosso crusco. E poi c'è il brodetto di Giulianova, che è forse il brodetto più vicino al discorso di quello che è le Marche Umbria, tenendo conto che il Mar Adriatico non c'ha le paratie, quindi il pesce, se Dio vuole, in questa parte d'Abruzzo è sempre quello. Ma il brodetto come ha saputo raccontare la storia del territorio, secondo lei? Per la miseria, perché è un piatto misero. E io ricordo sempre che mio padre diceva che quando era bambino pizza e fuie era il mangiare del contadino che stava sotto. Oggi dove lo trovi? Un piatto di pizza e fuie, posso dirti anche dove, vicino Caramanico, lo paghi 25 euro ed è giusto che sia così, è la vendetta del contadino o del pescatore povero nei confronti dell'attuale consumatore. Siamo alla pagina dello sport, parliamo del Pescara di Serie C perché a seguito del rinvio a data da destinarsi della compilazione dei calendari di Serie C si va sempre più verso uno slittamento dell'inizio del torneo previsto inizialmente per il 28 agosto. Tutto questo in relazione alla decisione del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta della FIGC di anticipare l'udienza relativa alla vicenda del Campobasso. Intanto in casa Pescara proseguono i contatti per portare altri giocatori alla corte di Mister Colombo. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci la fumata bianca sia per Andrea Ghion che per Salvatore Aloi. In uscita potrebbe salutare il club Davide Veroli conteso da Cagliari e Frosinone. Intanto l'attaccante neo sampdoriano Marco Delle Monache è stato convocato con la nazionale Under 18 per l'amichevole contro i Parietà dell'Albania. Domani intanto il Pescara tornerà in campo alle 18 al Mariani Pavone per il Memorial Serra contro Pineto e Spoltore. E noi restiamo in casa Pescara perché tra i volti nuovi del Delfino c'è Matteo Saccani, terzino destro con attitudini alla fase offensiva. Saccani arriva in prestito dal Sassuolo nella scorsa stagione, per lui 36 presenze condite da un gol e 3 assist nella prima esperienza in Lega Pro con la Vis Pesaro. Andiamo ad ascoltarlo. Uno dei volti nuovi del Pescara, Matteo Saccani, dalla Vis Pesaro al Pescara. Siamo sempre sulle rive dell'Adriatico, insomma, per te questa però è un'occasione importante in una squadra che negli ultimi anni ha fatto tanta Serie B e anche Serie A. Sì, cerchiamo di aumentare sempre di più il livello, di alzare sempre l'asticella, di puntare sempre più in alto. È una bella sfida, sono contento di iniziare qua a Pescara. Come ti sei trovato, come ti stai trovando in questo nuovo ambiente con i nuovi compagni e con il tecnico Colombo? Ma durante il ritiro ho avuto un piacere di conoscere tutti i compagni e il mister, per ora tutto bene, il gruppo è un bel gruppo, siamo giovani, stiamo legando e col mister inizia a esserci un bel rapporto e iniziamo, lavoriamo bene, dai. Obiettivo di Matteo
quello di fare bene in questo campionato. L'obiettivo del Pescara è di provare a fare la voce grossa invece. L'obiettivo di Matteo è di fare meglio dell'anno scorso, ogni anno di migliorarsi e lavorare. E l'obiettivo del Pescara è un obiettivo importante e sono felice di poter dare una mano. Arrivi in una piazza esigente con una tifoseria che si aspetta sempre il massimo, una tifoseria che vuole, quest'anno vorrebbe vedere una squadra primeggiare. Insomma, ci saranno tante difficoltà, ci saranno anche dei momenti difficili, ma il Pescara ha le carte in regola per poter puntare al massimo secondo te? Sicuramente, la piazza è diversa da quella dell'anno scorso. L'anno scorso era una piazza minore, le difficoltà erano meno evidenti. Quest'anno la sfida si alza, sempre più alta, però la prendiamo seriamente e cercare di fare sempre meglio. E per chiudere, Matteo Saccani vuole essere protagonista e possibilmente titolare di questo Pescara? Ci si prova, si lavora sempre, poi dopo il mister farà le sue scelte, l'obiettivo è quello, poi vedremo come si svolgerà l'anno. E dalla Serie C scendiamo di un gradino, siamo in Serie D per parlare del Pineto che tocca le due settimane di ritiro precampionato. La formazione bianca-azzurra vuole essere protagonista nel prossimo campionato. Sul mercato sono arrivati alla corte del tecnico Amaulo giocatori di primo rilievo come per esempio l'ex attaccante del Notaresco Francesco Maio e l'under Matteo Ciucani che arriva dalla San Giustese, e noi andiamo ad ascoltare le parole del direttore generale del Pineto, Roberto Giammarino. Giammarino, manca un mese più o meno all'inizio del campionato, mercato dice che insomma sta venendo fuori un bel Pineto. Sì, dai, come ogni anno il dottor Brocco sta allestendo una squadra importante, forte. Pineto negli ultimi anni ha sempre fatto campionati importanti, quest'anno siamo partiti, abbiamo cambiato quasi tutta la rosa, abbiamo ringiovanito, adesso c'è bisogno un po' di amalgama, c'è bisogno di giocare, c'è bisogno di conoscersi tra di loro. Roberto, dopo qualche anno l'augurio degli sportivi abruzzesi è che una squadra abruzzese possa tornare a fare la voce grossa in Serie D, i tifosi del Pineto si augurano che questa possa essere il Pineto. Vabbè, noi non ci siamo mai tirati indietro, il Presidente ci ha sempre dato la possibilità di creare organici importanti, poi nel calcio purtroppo si devono allineare tante componenti, il calcio, ripeto, non essendo una scienza esatta, l'importante è lavorare per arrivare tra le prime squadre non è facile e ogni anno diventa sempre più difficile. 5 abruzzesi in Serie D, ce ne potrebbe essere una sesta, l'augurio degli sportivi teramani in particolare. Ma guardi, io spero che il Teramo faccia parte almeno del girone F di Serie D, e adesso ci vuole un po' il coraggio e l'amore dei teramani a cercare di riportare il Teramo almeno in una categoria prossima al professionismo. A proposito di presidenti, cambiano tanti presidenti, cambiano tante proprietà, a Pineto c'è una certezza da sempre che risponde al nome di Silvio Brocco. Allora, il presidente dottor Brocco è un appassionato che ha vissuto il calcio dagli inizi del Pineto, da ragazzino, ha fatto per tanti anni il presidente, ama questa società, ama il territorio. Il presidente non è che è solo Pineto, il presidente aiuta tutti, speriamo che non perda la voglia e il suo amore verso il calcio. Il TG6 finisce qui, l'informazione della nostra rete si aggiorna alle 19 con la seconda edizione, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.